Salve ragazzi, benvenuti alla seconda bonus battle di Hire to the Dynast King. Qui dobbiamo affrontare Daedalus. Daedalus è un boss prettamente fisico che però comunque ha alcuni attacchi magici. È debole ad oli e assorbe oscurità. Tra gli obiettivi abbiamo colpirlo con l'olio a cui è debole, ridurre l'attacco di una magia. Siete presente che quando subisce tutti i danni comincia a suonare un attacco single target che mette stop, oppure attacchi ad aria che ignorano la difesa. Lui partirà la partita della battaglia con Astro, quindi il Vanishing Strike, oltre perché è debole, è la prima cosa che si deve fare. Wow. Per il momento sono andato giù abbastanza facilmente. Ora metto la versione scarsa dello Stoskin. Cosa senti del Drivory? La stessa cosa. Wow. Meno male che ho alzato le difese, mi sa che shout. Mamma mia. Questo attacco include le difese. E io sto abbassando i cattisti continuamente, ha fatto 3000 danni. Non so se ce la faccio. Se ne fa un altro. Vediamo. Fanno più velocemente possibile. Ok. Ho perso scuola, non mi sono neanche accorto. Ho perso anche il leader.
Vediamo di finire in fretta. Ok. Allora, nella fase iniziale è un boss abbastanza innocuo. Quando arriva a un terzo di punti vita, diventa una macchina di istruzione. Io tutto avevo attivato la Soul Break di Cecil, che adesso è un po' più scarsa. La Stone Skin o The Sentinel aveva fatto veramente tanti danni. Quello, non senza parlare di quello con le difese, che tutto gli aveva subito sul Full Break e Power Breakdown, mi ha fatto più di 3.000 di danni. Quindi è più forte dei classici di questo livello. Grazie per l'invitazione, a breve, prossima, grazie, ciao.